tra religione, c'è una differenza fondamentale tra religione, tra spiritualità, sentiero spirituale, istituzione religiosa e religione, religione, istituzione religiosa. Quindi noi diciamo viviamo questa cosa. Un altro dogma che spesso viene imposto, diciamo, dalla cultura, soprattutto dalla cultura occidentale, è quello della competitività, no? Noi fin da piccoli siamo spinti ad essere competitivi con le altre persone, no? Essere più bravi, già da bambini, essere il primo della classe, ingraziarsi la maestra, quindi sono tutte cose che, diciamo, fanno sì che ci spingono a una competitività e quindi nel momento in cui tendiamo a vivere una situazione competitiva, tendiamo in qualche modo a iniziare a temere il giudizio degli altri. Quindi invece, e quindi il discorso è che se vivi dei sensi di colpa, se vivi dell'invidia, se vivi questi veleni mentali, non sei su un percorso spirituale. Se segui i dogmi di una religione, non sei su un sentiero spirituale. Perché il sentiero spirituale è un sentiero che deve essere fondamentalmente un sentiero individuale. Noi non possiamo vivere un sentiero spirituale di qualcun altro, scritto da qualcun altro, tracciato da qualcun altro. Noi dobbiamo trovare il nostro percorso, la nostra ispirazione, che può prendere, diciamo, sicuramente da qualche tradizione, ma non è che qualche tradizione deve per forza, diciamo, interessarci totalmente. Le parti che non ci interessano dobbiamo imparare a scartare, dobbiamo imparare a sviluppare il nostro pensiero critico personale, quindi non lasciarci coinvolgere eccessivamente, cioè la religione deve essere uno strumento, non deve essere un dogma, non è che io devo per forza seguire tutti i crismi, tutti i dogmi, no, ci sono, se una cosa mi va bene la prendo, se una cosa non mi va bene, non mi serve, non la prendo. Essere su un percorso di crescita personale o di crescita spirituale vuol dire prendere le cose che ci vanno bene. La religione è fondamentalmente presa come istituzione religiosa, come religo, cioè rilego, lego di nuovo, è l'oppio dei popoli, giustamente, come diceva Karl Marx. Quindi questo è un punto fondamentale. Non dobbiamo farci manipolare dalla società. Quindi il primo punto è non avere attaccamenti. Se tu hai degli attaccamenti non puoi avere una crescita spirituale. Se tu sei attaccata a una persona, se tu sei attaccata a qualcuno, hai un attaccamento. Io lo amo, io lo amo. Vai contro la tua crescita spirituale, la tua crescita personale. Se sei schiavizzato, diciamo, dai codici etici imposti da una qualsiasi religione, sei anche da quel punto di vista lì, come possiamo dire, bloccato. Dobbiamo imparare a, diciamo, a non avere attaccamenti, ma di nessun genere, e crearci il nostro percorso di crescita spirituale. Non dobbiamo lasciarci manipolare anche dalle istituzioni religiose che fanno leva. Come ad esempio, io adesso non conosco esattamente tutte le religioni, però molte religioni, quella cattolica e cristiana, ad esempio, fa leva sul senso di colpa, no? Ti fa peccare perché, ad esempio, la cosa interessante è che ti vincola la sessualità e poi quando tu ti masturbi a 12 anni, 13 anni, ti dice, vabbè, ma così farai morire i tuoi genitori, morirà tuo padre, morirà tua madre e quindi tu praticamente resti impaurito e ti devi confessare, la confessione ti lega ancora di più. Poi un altro punto fondamentale è bisogna avere un sogno personale, cioè avere un sogno personale è un altro punto che invece ti dice che sei sul cammino spirituale, sempre che questo sogno non diventi un bisogno. Quindi chiediti qual è il più grande sogno che vorresti realizzare, che cos'è? Ma non i sogni del passato. Perché se tu hai un sogno che non sia un bisogno, inizi a plasmare il tuo destino. Ovviamente se questo sogno trascende questa vita,
cioè diventa un sogno di natura appunto.